Di fare un video per quanto riguarda delle acconciature anti-afa. Allora, diciamo che con l'arrivo dell'estate, molte di voi sicuramente sanno che i capelli lunghi possono comunque, diciamo, dare fastidio e magari vogliamo trovare un modo per poterli acconciare in modo carino per l'estate. Diciamo che io non sono molto amante dei capelli legati, sono sincera, io tendo sempre comunque a tenerli sciolti perché non sono molto amante dei capelli legati, però diciamo che ho deciso di fare questo video per, diciamo, venire incontro a tutte quelle ragazze, donne, che magari con l'arrivo dell'estate vorrebbero avere delle idee per poter acconciare i capelli in modo da tenerli più legati per, diciamo, per riuscire a sopportare meglio il caldo. E niente, vi lascio a tre tipologie di acconciature e spero che vi piaceranno. Ok, la prima, chiaramente vi ripeto, non sono una parrucchiera, semplicemente delle acconciature talmente facili che chiunque le può fare, anche chi non è, diciamo, anche chi non è parrucchiera. Allora, la prima che ho in mente è questa. Vado a prendere una ciocca, così, più o meno questa grandezza, e vado a intrecciarla. Anche se non arrivo fino alla fine non importa, tanto alla fine è soltanto una semplicissima pettinatura, non c'è bisogno di essere preciso, che sia tutto preciso. Allora, a questo punto prendo un elastico trasparente o comunque un qualsiasi elastico che voi abbiate a casa e bloccate, diciamo, questa trecciolina. Ok? Poi stessa cosa la vado a fare di qua. Prendo un po' più abbondante di qua. Comunque, se avete una mano un pochino più, diciamo, più esperta per quanto riguarda queste tipologie di trecce, così sicuramente vi usciranno molto, ma molto meglio rispetto a me, questo c'è da dire. Ok, anche se non arrivo fino alla fine non importa, tanto alla fine non è essenziale. Prendo un altro elastichino di questi, trasparente o quello che avete, e vado a bloccare anche quest'altra ciocca. Poi prendo nuovamente un elastichino di questi, le vado a unire insieme, così da dietro. Le vado a bloccare. E questo, diciamo, è l'effetto. Diciamo l'effetto finale. Poi chiaramente voi potete anche vedere che non è che sono precise, non sono assolutamente precise, però danno un tocco in più, diciamo, magari a un outfit, comunque a una serata, vedete? Mettete anche degli orecchini tipo questi, non è precisa, però comunque l'idea è questa, vedete? È già un'idea è andata. L'altra è molto semplice, in questo caso serviranno semplicemente delle forcine. Sono veramente delle acconciature, cioè proprio di pieno elementare, ve lo dico proprio, però diciamo che voglio dare giusto uno spunto. Allora, poi prendiamo, perché sono fissata con queste ciocche davanti, sempre una ciocca così, e vado a arrotolare.
Poi prendo una forcina e la vado a bloccare qua. Ok, stessa cosa invece di qua. Sempre una ciocca abbondante di qua. Giro, giro, giro. E con una forcina, perché l'apro, la vado a fermare qua. Semplicissimo, guardate, è veramente semplicissimo. Ora la terza acconciatura consigliata. L'ultima acconciatura consigliata, penso che questa veramente la conosciate in tantissime, però è veramente molto facile. Vabbè, l'ho voluto comunque includere lo stesso nel video. Allora, innanzitutto si pettinano i capelli e vado a fare una specie di coda alta. Prendo sempre un elastico, naturalmente se siete più precise anche a fare la coda è ancora meglio, e vado a fare una coda alta. Sempre con l'elastico trasparente, blocco. Dopo cosa vado a fare? Prendo questa cosa, questa cioccazza, la chiamo così cioccazza, e la vado a rotolare verso se stessa. Poi prendo un elastico di questo tipo e le vado a bloccare. E questa, diciamo, è la terza facilissima acconciatura. E niente, le tre acconciature le ho dette tutte e tre. Spero che vi siano comunque piaciute. Come vi avevo anche anticipato, sono delle acconciature molto molto facili. Cioè, sinceramente, penso che la maggior parte di voi comunque le conoscano. Cioè, nel senso, sono semplicissime. Non sono una parrucchiera, non è il mio campo, però, diciamo, ho voluto dare questi suggerimenti con l'arrivo, diciamo, dell'estate. Poi c'è anche da dire che, secondo me, nel momento in cui magari andiamo a legare i capelli, è molto bello andare a abbinarci anche degli orecchini magari più vistosi, insomma. E niente, con la scusa volevo anche spendere due parole per voi, ringraziare per i più o meno 300 iscritti al canale, e vi ringrazio di vero cuore a tutti quanti, e invito nuovamente a chi visualizzerà questo video di iscriversi al canale, perché comunque il mio è un canale dinamico, perché non ci si parlerà soltanto di make up. Si parlerà comunque anche di metafonia, ossia voci dall'aldilà, ci saranno recensioni di vari prodotti, ci sarà un po' di tutto, ci saranno dei vlog, quindi è un canale dinamico, quindi vi consiglio di comunque di iscrivervi. E vi ringrazio di vero cuore a tutti e 300 più o meno che siamo, di vero cuore, perché abbiamo raggiunto questa quota, diciamo, molto velocemente, quindi vi ringrazio veramente di cuore. E chiaramente il ringraziamento non sarà fatto soltanto da me, ma anche dal mio amico, carissimo e collaboratore Pasquale Baldo, che si occupa diciamo, della produzione dei video sulla metafonia. E quindi vi lascio anche al suo video di ringraziamento e vi aspetto numerose al prossimo video, e vi invito nuovamente a iscrivervi al canale. Alla prossima! Cari amici, buongiorno a tutti voi. Sono Pasquale Baldo e sono qui per ringraziarvi per aver raggiunto quota 300 iscritti, in un tempo peraltro breve. Vi sono veramente grato per questo. Un grazie particolare ad ognuno di voi. Vi auguro una ottima giornata e vi aspetto per il prossimo video sulla metafonia. Ciao a tutti!